Buongiorno, no, io sono in totale dissenso con le cose dette dal Diamante Ordine, perché la mia esperienza di docente in un istituto tecnico di Scampia da molti anni mi dice l'opposto di quello che è stato detto e cercherò di argomentare ciò che voglio dire. Io penso che la rivoluzione digitale ci ha sconvolti da 20 anni a questa parte. È il limite nostro, di noi formatori, di noi educatori, perché educatori e formatori siamo, è stato quello di non cavalcare questa rivoluzione tecnologica che è importante e come tutte le tecnologie, perché pure il libro lo è, se non la dominiamo ci dominerà. Il problema è esattamente il contrario di quello che sosteneva il professor Ordine. Cioè, se noi non cavalchiamo la narrazione, la modalità mentale con cui i nostri nativi digitali stanno venendo al mondo e dialogano e si relazionano, noi produrremo, tanto per dire una cosa che ho detto pure nell'articolo che gentilmente Infiniti Mondo mi ha ospitato, finiremo per 10 anni consecutivi vergognosamente di negare il cellulare in classe, col risultato che i nostri ragazzi in classe, invece di seguirci, chattano sotto i banchi col cellulare, annoiati dalle nostre lezioni frontali. Allora il problema è esattamente l'opposto, perché a me non frega niente se Google o Facebook o chi per esso domini internazionalmente quello che è il business dell'informatica. A me interessa sapere che Wikipedia, che è un'enciclopedia gratuita enorme a disposizione di tutta l'umanità, è a disposizione dei nostri ragazzi di Scampia, come di altri posti dove ci sono situazioni marginali, e che possono in qualsiasi momento lì andare per capire un attimo conoscenze e saperi quali siano. Il problema del nostro ruolo di docenti è mutato, nel senso che noi dobbiamo diventare registri in un compito che è detto compito autentico, nel quale la relazione educativa, che è fondamentale, perché qua io sono stanco sinceramente di sentire che la didattica a distanza è peggio di quella in presenza, perché è una dicotomia che non esiste. Io ringrazio Dio, non ci credo, ma lo dico metaforicamente, perché i miei ragazzi in questi 3 mesi mi stanno seguendo tramite internet. Tengo classi di 25 ragazzi che mi stanno seguendo benissimo e che hanno trovato una modalità di interazione con me e con altri colleghi. E Rosanna Esposito lo sa perché è una classe che teniamo insieme, che è diventata fondamentale proprio nel rapporto a distanza. Allora la relazione educativa non passa per il veicolo tecnologico, ma passa per quello che realmente io riesco a comunicare. Anzi, se non sono più un istruzionista, se non gli do più nozioni, ma se io comunico situazioni nelle quali loro imparano facendo. La tecnologia digitale è fondamentale. Allora, e vado a concludere perché il senso è proprio quello di cavalcare la tigre informatico digitale, che non è di Google, è che l'uomo ha inventato il digitale. Allora, di fronte a questo fatto, o siamo luddisti e lo temiamo e lasciamo stare e ci ritiriamo come la scuola italiana ha fatto, perché non si può negare il cellulare in classe. Io lo uso a fini didattici il cellulare. Il cellulare è neutro, non è una cosa. Io posso violentare una persona come salvare una vita di una persona con un coltello, non è un problema collegato al demonio. Allora, demonizzare il digitale in questo momento è una cosa molto pericolosa. Anzi, un paese che non ha avuto il coraggio di affrontare questa rivoluzione digitale in questo momento può riformulare il discorso didattica in termini di classe come classe aperta. Rosanna Esposito, pure Flora, un'altra collega che sta in collegamento, sa quanti. Noi abbiamo fatto decine di visite di istruzione per Napoli e a Cuma, a Pestoma, con i ragazzi, in cui la classe era un momento solamente
di partenza. Ragazzi hanno appreso attraverso queste modalità esterne alla scuola e alla classe delle cose che mai avrebbero appreso nella stessa classe. Quindi io penso che in questo momento, sono molto ottimista che questo momento possa dare all'Italia, a tutti quanti noi, il coraggio per dare una svolta a una scuola che è antiquata, caro professor Borghi. I nostri ragazzi li annoiamo in classe perché non ce la fanno più a sentire la lezione degli anni 50. Se venite nelle scuole, vi mettete le mani nei capelli, e non solo perché sono 25, i ragazzi si annoiano perché non si può fare più la didattica trasmissiva. La didattica frontale è una cosa che non è più possibile fare. E questa cosa lo dico proprio in virtù del fatto che io 20 anni fa facevo i videogiochi con i miei ragazzi. Ci sono ragazzi che lavorano a Londra, hanno preso informatica grazie al fatto che a 15 anni hanno cominciato a fare i giochini e tutti ridevano di queste mie attività 20-25 anni fa. Signori miei, poi ci dobbiamo dare il coraggio di dire, di fronte a questa questione, all'interno di una dimensione che è la relazione educativa che devo costruire con i ragazzi, cerchiamo di capire come il digitale ci torna utile. Una dimensione in cui presenza e distanza Bene. colloquiano, fanno dire una scuola finalmente all'altezza dei tempi. Quindi io sono molto ottimista che in questo momento si possa cambiare rotta e avere più coraggio di quanto non ci sia stato. Grazie.